Uè, bella! Tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi, porca! Ragazzi, siamo già arrivati alla settimana numero 6 di Fortnite. Oramai la metà è passata, la season comincia ad arrivare verso la sua fine. Non manca poi così tanto, raga, 4 settimane e a casa, ragazzi, e non vedremo più la nostra season 5. Ditemi voi, ragazzi, qua nei commenti cosa avete preferito, se la season 4, se la season 5 o semplicemente qual è la vostra season preferita. Come sapete, ragazzi, nelle ultime season più si progredisce con le missioni settimanali e più ci si avvicina a sbloccare una skin tanto ambita. È arrivata questa cosa dalla scorsa stagione, quando completando 7 settimane su 10 si aveva ovviamente lo sblocco della skin spacca tutto. Ve lo ricordate sicuramente, il tipo quello che lanciava il razzone. In poche parole, abbiamo visto anche tante immagini del wallpaper, poi ci sono state un sacco di idee sullo spaccatutto. Era cattivo, era buono, poi alla fine si è dimostrato uno buono che lanciava il suo razzo contro i cattivi. Insomma, ne è stata fatta una pelle. Questa season, ragazzi, con 7 sfide completate su 10 si sblocca, lo sapete meglio di me, la skin che si chiama Road Trip. Tutti vogliamo sapere qual è la skin Road Trip, ragazzi miei. Ovviamente, come non avere la curiosità di scoprirlo? Io ho fatto già dei video su delle skin che hanno grande potenziale per poter diventare le skin Road Trip. Il primo video che ho fatto, ragazzi, era un faraone, perché tutti ci aspettavamo che in questa season 5 arrivassero anche gli egizi, cosa che poi, o almeno per il momento, non è ancora presente. Sappiamo che cambierà nella mappa la neve, sappiamo che verrà innevata la parte di sinistra della mappa, non sappiamo in realtà se arriveranno veramente gli egizi o se erano solamente delle idee poco fondate. Abbiamo fatto poi un altro video, ragazzi, sul Road Trip, che mi avete detto qua sembra tutta una skin di salva al mondo buggata. Insomma, ne avete tirate fuori di tutti i colori. Beh, ragazzi, guardate invece che cacchio è stato trovato. Mi tengo, ragazzi, perché non potete non tenervi. 3, 2, 1. Arca, per un pelo è partito Arcarcrelo! Guardalo qua, ragazzi, questa è una nuova immagine relativa a una possibile skin Road Trip. Molti di voi diranno Xuder, come si dice, è una skin di salva al mondo. No, cari miei, questa non è assolutamente una skin di salva il mondo. Questa è una skin che io non ho mai visto su Save the World, che potrebbe essere la skin Road Trip per quello che riguarda la sagoma, ma che Road Trip con questa skin non ci capisco bene che cosa possa avere in comune. Però, ragazzi, io quello che mi passano ve lo faccio vedere, voi prendetelo sempre come un leak, in modo che non possiamo dire era vero, era falso, ma così, ma cos'ha, nel senso, no, potrebbe tranquillamente essere buona, potrebbe tranquillamente non esserlo. Io penso che la sagoma, ragazzi, è veramente molto simile a quella della sagoma che c'è sul Road Trip, e potrebbe davvero
essere questa la skin, non lo so, non lo sappiamo, però io ve la faccio vedere e noi la teniamo con i guanti. Non è finita, ragazzi, non è finita, perché sono stati invece recuperati nei file di gioco alcuni file relativi a una nuova modalità che potrebbe arrivare prestissimo su Fortnite. Non dovrebbe, oltre, guarda, è una modalità che si chiama Velocity. Però prima di spiegartela ti faccio un attimo vedere cosa hanno trovato. 3, 2, 1, Arpadirghi! No, stavi andando così bene, Shooter. No, stavi andando così. Perché face sempre i codici? Sì, ragazzi, sempre i codici, perché come vedete queste sono le sottocartelle nella sezione playlist, che sarebbe quella relativa alle modalità tempo limitato. E come vedete, ragazzi, dopo la 50 vs 50, Comp, Fortnite, Playground, Snipes, Steady Storm, che sono quelle che ci sono già state e che ci sono ancora, arriva la cartella Velocity, ragazzi. Che cos'è la Velocity? La Velocity è una modalità, ovviamente a tempo limitato, che come caratteristiche ha quelle di poter spawnare a tempo illimitato i nostri paracaduti, un po' come quella che abbiamo visto adesso lì nella 50 vs 50, nella 50 is back, adesso non mi viene in mente il nome. Loro dicono nella descrizione: gliders can be redeployed when falling from large heights. Quindi, come anche qui, i paracaduti possono essere riaperti quando cadiamo da altezze considerevoli. Extra impulse grenades, bones pads and ATKs will be spawned throughout the map. Avremo un sacco di granate ad impulso, un sacco di bones pad, che sono quelli che ci fanno saltare, e tantissimi ATK, non so bene perché. The storms move twice as fast, get in and move. Allora, get in and get moving. In questa modalità, ragazzi, si chiama Velocity perché loro ci danno la possibilità di muoverci velocemente per la mappa, ma è altresì vero che la tempesta va al doppio della velocità, ragazzi. Quindi non c'è proprio tempo da aspettare, non possiamo stare fermi, non abbiamo tempo. Come vi ho detto, ragazzi, insieme ai codici che sono stati recuperati, da-da! Eccola qui, ragazzi, abbiamo anche un'immagine di una possibile modalità Velocity, che è quella appunto l'immagine che poi verrà iconizzata ed inserita nel quadrato, quello che siamo tutti abituati a vedere, dove ci sono le nuove modalità, dove quello che si appare come anteprima se clicchiamo alla sezione notizie. Quindi, ragazzi, un'altra modalità, come detto, somigliante a quella della 50, della Back to 50, che però, ragazzi, ha come caratteristica una velocità raddoppiata della tempesta. Beh, ragazzi, io direi che anche per oggi ne abbiamo veramente viste di tutti i colori. Spero che quella skin road trip vi sia piaciuta. Ditemi come vi sembra, raga, scrivetemi qua nei commenti cosa ne pensate di quella skin road trip. Come dicevo, vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto, ragazzi, un bel pollicione in su. Non dimenticatevi di passare in live, di iscrivervi al canale, e se ne avete voglia e volete vedere qualche immagine al di fuori dei videogiochi dello Xuderino e della Pamina, passate sulla mia pagina Instagram, xuder_youtube. Noi ci vediamo in live. Ciao!